ho chiesto alla squadra di fare una partita come se fosse la partita della vita. D'accordo con lo staff, perché dobbiamo entrare in una mentalità che da ora in avanti, anche se siamo, abbiamo appena finito il girone, dopo sarà una sfida continua. Dare falsi obiettivi è sciocco, per noi sarà dura conquistarci un posto ai playoff, arrivare con la mentalità giusta poi in quelle che sono le partite che ti portano a cercare di vincere qualcosa. Però è proprio tramite queste partite dove devi pensare di essere dentro o fuori che ti crei quella solidità. Devo dire che la squadra mi ha sorpreso positivamente per atteggiamento, per continuità e per voler perseguire quello che sono state le idee esposte in pochi giorni, perché comunque erano due giorni per preparare la partita. Come allenatore ovviamente è la cosa più bella, nel senso che vedi che eseguono, ma soprattutto interpretano quella che è una scelta mia, ma poi condivisa con loro, e poi la trasforma in qualcosa di efficace. A livello offensivo, ogni tanto devo dire ci siamo bravi a cercarci e fare un passaggio in più, a muovere la palla, tante sponde, mantenere i vantaggi, e questa è una cosa bella, perché secondo me i primi a divertirsi sono loro, e poi automaticamente chi deve giocare con piacere dà un'idea di sport di squadra. È sempre difficile capire se noi abbiamo iniziato bene o loro erano ancora in vacanza, però insomma un impatto sulla partita notevole, al di là dei numeri andavamo a una velocità diversa, no? Cioè il dato era che tutti i palloni sporchi sono finiti a noi, non è un caso. Sì, dopo c'è stata un'attenzione, anche io ho chiesto anche da riscaldamento che fossimo preparati da subito a fare una partita importante. Credo che poi quando un giocatore è portato a pensare meno, ma a fare con una certa libertà, cioè far venire anche il talento fuori, è una cosa bella. Per esempio io con Rezzano, proprio nel secondo tempo, devo fare virgolette sgridato perché ha cercato di entrare in partita in qualche modo, mi ha detto, ma però Massimo, detto, la realtà è che i primi 10 punti sono stati 5 assist tuoi, quindi non pensare che... E lui ha detto sì, è vero, no? Ovviamente il giocatore trova fiducia con un canestro, con una difesa e con passaggio, ma spesso uno dice voglio fare un canestro così entro in partita, invece ha fatto entrare gli altri e quindi deve essere soddisfatto. Ma questa è la cosa bella, perché se cambia il protagonista come Matteo Samoggia, che ha giocato 30 secondi più di due quarti e poi invece ha fatto una sontuosa partita partendo dalla panchina. Chiudiamo il girone d'andata, il primo ridicolo 12-3, guardandoci indietro il bilancio è stato positivo, perché poi non è stato tutto liscio, no? Questo percorso. No, infatti non è stato liscio, non abbiamo mai recriminato su infortuni, varie situazioni che si sono ovviamente create durante la prima parte. È stato positivo perché fra di loro si sta creando un gruppo che ha il piacere di fare una cosa assieme. Sinceramente mi sarebbe piaciuto andare a fare la Coppa Italia. Oggi Bergamo ha perso e oggi noi ha vinto, quindi noi siamo quarti, anche se secondi con punti. Mi sarebbe piaciuto uno perché sarebbe stato bello per la società, per il club, ma due perché sono esperienze che poi ti fanno vivere questo tipo di partite, e mi sarebbe stato proprio una cosa bella per i ragazzi. Purtroppo non sono riuscito a aiutarli fino ad arrivare là, però l'impegno c'è stato. Insomma, 12 vittorie è un gran bilancio.
è un bilancio che probabilmente all'inizio agosto Piacenza doveva essere una delle contendenti, poi la costruzione della squadra ha avuto queste, quello che dicevamo prima, le problematiche, e abbiamo tirato fuori qualcosa a Cirillo, ma sono stati proprio i ragazzi che hanno fatto qualcosa in più, la società che è stata tranquilla nei momenti anche di difficoltà, il lavoro che stanno facendo Mauro Bonaiuti, Pietro Carmi e tutti loro, anche Luca che è qua di fronte a me, ma non per quello, il lavoro che non si vede, e fanno tutti parte di un qualche cosa che secondo me supporta di là chi tutti vogliono vincere. Io credo che anche quella che anche Faenta stasera abbia l'ambizione di vincere il campionato, perché secondo me è un'ottima squadra. È quello che costruisci e come poi affronti le difficoltà. Per adesso abbiamo fatto bene, possiamo migliorare tanto dal punto di vista ancora di divertirci ancora un po' di più. Mercato aperto. La proprietà, in accordo con lo staff tecnico, è attenta, ma non vogliamo fare un inserimento per fare un inserimento, ma qualcosa che ci possa essere dovuto, e senza togliere anche tanto spazio a chi ha creato questo risultato fino adesso. Comunque c'è la massima disponibilità da parte di Marco Beccari a fare un passo per prendere qualcuno, però senza scelta affrettata, deve essere qualcuno che vada a integrarsi in questo gruppo, non la stella che fa 100 punti, ma uno che riesce a alzare il valore, che ci porta sul valore e alza anche il valore degli altri. Cioè poi bisogna anche concretizzare con nomi e cognomi, no? Ma in realtà si parlava di una piccola. Sì, il ruolo praticamente dovrebbe essere un giocatore che va da 2 al 3, però non solo le caratteristiche fisiche, il tipo di giocatore, abbiamo bisogno di un giocatore che poi sia di supporto anche mentale, o per esperienza, o per giocato, o per conoscenza, anche agli altri. Cioè che tutti ne possono trarre vantaggio, oltre all'allenatore che mi sarà grato, e se lui farà questo tipo di giocatore qua. È ovvio che non prendiamo per il playmaker, perché c'è Giacomo che sta giocando molto bene, è coadiuvato da Tempestini, noi dobbiamo inserire un giocatore che abbia questo tipo di caratteristiche, che magari riesca a migliorare anche la nostra difesa, che se vogliamo essere proprio cinici a volte fa dei passaggi a vuoto, e quindi che sappia darci anche in difesa. Una cosa che dicevo nel di ritorno, ti immagini quali sono i tuoi obiettivi pratici in vista poi? La mia esperienza mi porta a dire, ma devo dire condivisa con Mauro Bonaiuti, il presidente, che è come arrivi in quella situazione e non fai un salto oggi ai playoff. È proprio come affronteremo ogni singola gara che segnerà la base per poi avere quella solidità, o comunque riconoscere i propri punti deboli, saperli nascondere e esaltare i punti forti. Quindi vedo queste partite che è come da oggi in avanti, ma come era tutto oggi, un esame, non dico l'unica, ma un esame serio su quanto siamo preparati in tutte le situazioni. Grazie a voi. Grazie.